Aspetta. Vi prego solamente di non impallare perché stiamo andando in diretta. Grazie. Ma c'è la pubblicità prima? No, quella la do via io, la devo stoppare per dare la pubblicità. Un secondo solo. Sì, 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 sì. Ok. Quando siamo pronti? Secondo solamente. Ciao Nanni, non te l'avevo visto, scusa. Salve Presidente. Allora, si ricomincia. Abbiamo già ricominciato. Si ricomincia la stagione. Sì, sì, si ricomincia, dai. Per fortuna, perché comunque ci alleniamo, ecco, per giocare, quindi è arrivato il momento di che arrivano le partite che contano, quindi lavoriamo da più di un mese, quindi pensiamo tutti di essere pronti, poi è normale. Dopo che Brienza e che Bari? Bari sta cercando di fare le cose con entusiasmo, le cose fatte nel modo giusto, ecco, di costruire una squadra giovane con qualche anziano. E con delle idee ben precise e delineate, come cerca di migliorarsi sempre giorno dopo giorno. Brienza, come il vino? Ma questo è sempre il campo, il giudice migliore per dire queste cose. Quindi io dopo l'infortunio ho lavorato duramente per ritornare ad essere quello di prima. Ora è normale che ancora non lo sono, ma lavoro quotidianamente per raggiungere quel livello, è normale. L'ultima volta tornerò a giocare soltanto se sentirò di poterlo fare. Possiamo dire che in questo momento tu hai delle sensazioni positive, no? Anche su quello che credi di poter dare alla squadra. Ma io, dopo l'infortunio, ecco, ho lavorato duramente per ritornare ad essere quello di prima, ecco, e lo stimolo e la voglia di far bene c'è sempre stata. È normale che ho avuto delle risposte positive e quella è la forza che mi dà la possibilità di andare avanti. Poi dovrò trovare sicuramente la condizione, dovrò trovare cose che mi aiutano a star bene, che sicuramente non è più come prima, però dovrò conviverci e fare il massimo. Ti candidi ad essere un jolly o ad essere, diciamo, quel Brienza che abbiamo visto e conosciuto lo scorso anno? No, io non mi candido a niente, ecco. Mi candido ad essere disponibile a lavorare come ho sempre fatto. Poi le scelte, i ruoli, uno del massimo, non dipendono da me, ecco. C'è un allenatore che prende in considerazione tutte queste cose. Io sono a disposizione come lo sono sempre stato, il lavoro al massimo per far bene. Flavio, quanto ti manca per tornare al top? Che tipo di lavoro stai svolgendo? Ma ho lavorato prima del ritiro, ecco, nello specifico sul ginocchio, e poi dopo ho lavorato, non credo di aver saltato qualche allenamento, ecco, dall'inizio del ritiro, quindi ho lavorato insieme alla squadra sempre. È normale che per raggiungere una condizione devi stare sempre bene. Franco? Senti, io volevo farti solo una domanda, ma l'altra mi pare che sia d'obbligo, no? Prima di qualsiasi altra cosa. Tu sei molto legato a Ischia, ai familiari a Ischia, è successo quello che è successo. Che momenti hai vissuto due sere fa? Quando hai saputo la notizia, soprattutto. Che cosa ti senti di dire adesso? No, è un momento sicuramente di tristezza, di qualcosa che pensi che a te personalmente non possa accadere. È un momento sicuramente triste, che sono vicino a tutti, alla mia isola. E dispiace che è successo. Comunque sono venute a mancare due persone. Tanti feriti, bambini che si sono salvati. Momento triste per noi, però stanno bene comunque.
Sì, è stata colpita una zona dove non ho familiari, diciamo. Però la paura, il terrore sull'isola c'è stata, però diciamo che tutto si sistemerà col tempo, è normale che ora dovrà passare un po' di tempo. Sì, sì, purtroppo il tempo guarisce. Parlando di cose vuote come le nostre, o comunque meno importanti, ci hai fatto un attimo stare in preoccupazione, circa un attimo durato 3-4 mesi, nel senso che il silenzio di Brienza era preoccupante, non hai più parlato dopo l'infortunio, non so se per scelta tua, per scelta di qualcun altro. Ma che cosa è successo? Stavi per i motivi di questo silenzio, adesso lo puoi svelare. Ma io l'ho sinceramente ho letto anch'io, sono rimasto un po'. Perché io non sono uno, ecco, abituato a parlare tantissimo oppure a essere social, quindi sono uno che è abituato a lavorare giorno per giorno e a ritornare quello che ero e che ho sempre, che mi piace di fare, ecco, di giocare. Ma non c'è stato un... Sì, infatti non... Poi o vi sono mancato, non lo so, forse... Ma purtroppo anche dopo l'infortunio sono stato fuori, non sono stato presente tantissimo. No, io lavoravo in silenzio, ecco, nella speranza anche di poter rientrare eventualmente nel treno dei playoff, lavoravo anche in quell'ottica, però poi dopo le cose non sono andate bene e ho rallentato un po', diciamo, però non è stato un silenzio voluto, assolutamente. Senti, tu conosci più di tutti, credo, grosso, perché è stato dopo fare una squadra. Intanto che effetto ti fa averlo adesso dall'altra parte e che tipo è questo allenatore del Bari? Ma sicuramente l'effetto sempre è un po' particolare, ecco, quando giochi con compagni di squadra poi magari te lo ritrovi da allenatore è un po' strano, ecco, come mi era capitato comunque con Di Francesco di giocare col padre e col figlio, quindi ancora quindi vuol dire che sono un po' datato io. E questo rispetto all'allenatore del Bari, visto dall'altra parte? Un allenatore secondo me con grandi idee, con grandissima personalità e voglia di far bene ne ha tanta e comunque già dalle prime impressioni si vede che la squadra ha un'idea comune, quindi è già una bella cosa. Non è facile dare un'impronta a una squadra dopo comunque un mese di lavoro, un mese e mezzo. Siete quindi... impossibili come carattere, Ciccio, nel senso che anche lui non ama molto i riflettori, le cose, anzi forse anche meno di te. Sì, sì, e lui ha vinto tanto, quindi però ognuno ha il proprio carattere, direi che quello è un pregio, non è un difetto, secondo me. Quindi... Cosa cambia davanti? È arrivato un grande giocatore, è arrivato un giocatore di qualità, dove ci sarà maggiori soluzioni in attacco sicuramente. È arrivato in prove? No, sono arrivati tanti giocatori, credo, tanti giocatori che possono far bene, che si sta cercando di creare un gruppo con tutti insieme, di avere un'idea comune. Di sacrificarsi, di lottare, di guadagnarsi ognuno il posto, che ci sia la giusta competizione. C'è Floro Flores, quindi giocatore importante, quindi lo conosciamo, lui lavora per essere pronto in campionato. Davide? Franco, volevo chiederti se vedi un cambiamento rispetto allo scorso anno, magari anche una tua chiave di lettura su quello che sulla flessione, quello che abbiamo avuto, perché è vero che tu non c'eri e da quando sei mancato la luce.
luce si è completamente spenta, però qualche scricchiolio si era avuto anche prima, insomma, la continuità l'avete avuta forse per un mesetto e mezzo, poi qualche batosta era arrivata, quindi volevo chiederti a cosa la debiti e se quest'anno pensi che sia un problema superabile. No, l'anno scorso poi c'è stato, siamo partiti con Stellone e poi dopo un po' subentrato con l'Antuono, quindi evidentemente qualcosa non andava dall'inizio, quindi non siamo partiti benissimo, poi dopo quando devi rincorrere fai fatica. E a gennaio c'è stato uno stravolgimento di giocatori, quindi ci siamo, per un periodo abbiamo fatto delle buone cose, abbiamo trovato continuità, dopo ci siamo smarriti. È normale, poi gli infortuni hanno inciso, però non più di tanto. Secondo me quest'anno partiamo con un'idea comune, che deve essere quello, il pensiero, il chiodo fisso di tutti devono essere dentro a quello che si fa. È normale che poi dopo, quando esce un giocatore, ne entra uno e ne entra un altro, sa quello che deve fare, è importante. Lunedì arriva il Cesena, che è una delle tante squadre in cui hai lasciato il segno. Come procede la marcia di avvicinamento? No, bene, lavoriamo pronti per questo appuntamento, che sappiamo la prima di campionato, e vogliamo farci trovare pronti, lavoriamo per quello da un mese e mezzo, quindi è una partita importante, perché Cesena è una buona squadra dove gioca un buon calcio, quindi è una partita difficile. Michele? Sì, poi Enzo. Lo schema, appunto, di nuovo schema di Cross, senti di poter fare il tuo da centrocampista, dall'attaccante, o tutte e due le parti? Ma è... Per ora ho fatto sia la mezzala, ho fatto l'esterno, quindi a volte sono stato provato anche basso davanti alla difesa, quindi... però ripeto, è importante quello che si fa e come si fa, ecco, che disponibilità uno dà in quello che fa. E io do sempre il 100%, è normale poi dopo. Vedremo che ruolo riuscirò a ricoprire. Palermo è una squadra come le tre retrocesse, candidata a risalire, come il Frosinone, con il Parma, quindi quest'anno è un campionato molto, molto difficile, però noi dobbiamo lavorare per stare aggrappati al più possibile ai treni che passano, perché comunque dobbiamo lavorare con entusiasmo, con serietà. È una squadra giovane, quindi l'entusiasmo non dovrebbe mancare. Enzo? Sì, ciao Franco. Ciao. Mi sono perso la prima domanda, non so se te l'ho fatta, sì. Comunque l'ho fatta in maniera diversa. Quando sei arrivato a Bari, a prima intervista, tu hai detto gioco sicuramente quest'anno, l'anno prossimo vedremo. Sì. Quel non so è stato vicino ad essere un no quando ti sei fatto male, ma hai pensato potrebbe essere la fine della mia carriera, cioè dopo l'infortunio, per l'amarezza dell'infortunio che magari è capitato anche in una stagione particolare del campionato. La seconda domanda invece è: quanto pesano gli attaccanti nel campionato di Serie B? Perché sembra che tutte le squadre che vogliono vincere il campionato stanno prendendo il top degli attaccanti. Oggi leggiamo che il Parma prende Matri, vuole prendere addirittura Cerabolo, a Empoli vogliono fare la coppia Antenucci Caputo, insomma è curioso questo fatto, sembra che la differenza la facciano soltanto loro, cioè i grandi attaccanti. No, sicuramente l'attaccante di categoria sono quelli, diciamo, che dovrebbero, tra virgolette, garantire un tot di numeri, ecco, di gol e assicurare. Però secondo me i campionati si vincono in difesa, non si vincono in attacco, quindi ben per loro che possono spendere e comprare, diciamo. Però ripeto, i campionati statisticamente secondo me si vincono in difesa. Il mio non so, sì, no, deve essere onesto, sì, ci ho pensato, nel senso che è un brutto infortunio alla mia età, il dubbio c'è, però il non mollare, riprovarci e vedere come reagivo,
dovevo, ecco, provarci, almeno provarci, ecco, nel rispetto di me stesso, ecco, almeno provarci, fare il massimo e poi dopo tirare le somme. Ecco, io ho lavorato duramente e fortunatamente non c'è stato bisogno di un intervento chirurgico, quindi già almeno ero un passo avanti. E è una rottura del crociato posteriore, quindi rimarrà rotto, però riusciamo. No, secondo me il terreno di gioco, no, per dire che ha influito tanto, perché io sono 20 anni che cado sui campi da calcio di erba, non mi è mai successo niente, quindi è stato un colpo che è strano, perché una rottura di un posteriore è difficile che avvenga. Ecco. Sembrava poco l'erba sintetica, sembra più una confusione. Secondo me ha inciso, io ho sentito proprio il massetto dell'asfalto. Va bene così? Sì, l'ultima? Sì, io immagino che a questo momento i tifosi che ti stanno guardando siano molto felici da una parte, però ci sia anche un sentimento di sorpresa, no? Perché qualcuno appunto forse temeva di non rivederti, quindi non parlare del bar. Ora ti chiedo, ti senti una sorta anche di eccezione alla regola in questo mondo del calcio, non del bar in generale, fatto di molta superficialità, insomma di persone che non mettono, possiamo dirlo, quello che metti tu ogni giorno anche in allenamento, da professionista di questo sport? No, io penso che sia comunque, ecco, il sogno di tutti i bambini, è l'amore verso uno, quello che fa, il proprio lavoro, e poi lo faccio ancora di più perché so che per me sono quasi alla fine, quindi lo faccio sempre più intensamente, sempre più nel modo migliore, ecco, senza che dopo posso recriminare un qualcosa, quindi cerco di farlo al massimo proprio perché so che per me ogni anno può essere l'ultimo. Quindi. So che, visto che non parla da 4 mesi, facciamo un appendice straordinario. Senti, so che per me ogni anno può essere l'ultimo, ma togli una curiosità. Tu sei tornato un po', almeno per provare, proviamo, vediamo come va, perché non mi va di mollare così. Però ci possono essere anche altre due ipotesi che sono carine. Una, torni per vincere l'ultima sfida della tua vita da calciatore, quindi per portare il Bari dove ci auguriamo tutti, o non hai smesso anche perché l'incognita del futuro un po' ti che cazzo faccio adesso da domani, meglio che che continuo a giocare a calcio, almeno qua so che lo so fare. No, vabbè, quello che dopo non... che farò dopo non lo so, è vero, però non da dire gioco perché dopo non so che faccio, almeno cioè, guarderò i bambini, qualcosa mi inventerò. Però no, sinceramente è una sfida per me importante, perché comunque alla mia età, dopo un infortunio, io voglio, cioè, sicuramente vincerla personalmente, poi dopo è normale che dovrò contribuire in campo insieme agli altri a far bene. Sarebbe bello vincere, cioè chiudere una carriera. Beh, quello sarebbe, cioè, tanto poi se dovessimo andare in aria, mano, per cui siamo vuoi giocare la Serie A e poi andiamo a 52. No. grazie a tutti. Ciao. Tanto chi ti può obbligare a quel momento? Se il problema è il fisico, che funzioni.